Quella che viviamo è una gigantesca palla che ci hanno raccontato ruotare attorno al Sole, altra palla ancor più grande. Presentiamo ora una diversa prospettiva. La Terra è piatta e stazionaria, contornata da una cinta di ghiacci che contengono gli oceani. Da qui si innalza la volta stellata del firmamento, sotto la quale ruotano Sole e Luna in orbite circolari molto simili tra loro. Questo modello, detto appunto Terra piatta, è quanto di più lontano l'uomo moderno possa riuscire ad accettare. Vediamo perché. Di Terra piatta hanno parlato recentemente Obama e Hillary Clinton. They must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. Insomma, i protagonisti attuali della staffetta che garantisce da secoli il dominio di pochi sul mondo. Ne parlano eludendo la questione attraverso il metodo della satirazione, trattamento di scherno e discredito di cui viene fatto oggetto chiunque si discosti dalle versioni ufficiali. Noi, come sempre, ci inoltreremo sulla strada che i più definiscono erronea, scrisse Bacone nel Nuovo Organo. La verità si lascia scoprire dall'errore più presto che dalla confusione. La questione Terra piatta esplode nel 2015, propagandosi per tutta la rete a gran velocità, coinvolgendo ricercatori e persone comuni. Il perché ce lo spiega l'epistemologo Thomas Kuhn nel suo lavoro più celebre, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. La scienza, secondo il filosofo, non progredisce per accumulo di scoperte e invenzioni, ma il mutamento di paradigma si realizza attraverso rivoluzioni. Come quelle sociali, le rivoluzioni scientifiche sono annunciate da una crescente intolleranza nei confronti dell'ordine esistente. Nella fattispecie, lo scienziato avverte che il vecchio paradigma ha smesso di funzionare, ma non vi rinuncia facilmente, anzi ostacola la ricerca. Gli uni e gli altri scienziati si esibiranno quindi nelle reciproche accuse di eresia, oggi detto complottismo, o ortodossia, il negazionismo. Ogni rivoluzione scientifica è non soltanto incompatibile, ma spesso, di fatto, incommensurabile con ciò che l'ha preceduta. Proprio l'incommensurabilità spiega perché il passaggio da un paradigma a un altro non può realizzarsi gradualmente, né può essere imposto dalla logica o da un'esperienza neutrale, ma deve compiersi tutto in una volta, in una rivoluzione. Ciò che uno vede, infatti, dipende sia da ciò a cui guarda, sia anche da ciò che la sua precedente esperienza visivo-concettuale gli ha insegnato a vedere. Le nostre generazioni, da secoli, hanno impressa la sfera ruotante come matrice onnipresente dell'unica possibilità per noi di essere. Tutto ciò che non è compreso in questo paradigma è fuori da ogni possibilità, fuori dalla società, dalla logica, dal mondo. Eppure l'elite globalista si compiace di rivelare qua e là il modello Terra piatta. I massoni hanno infatti un obbligo di verità che adempiono attraverso simboli e messaggi disseminati ovunque. Nei film. Nei cartoni animati. In internet. Nelle carte degli Illuminati. Sotto Ground Zero. E dulcis in fundo nel logo dell'ONU. E se non lo sanno loro com'è la Terra. Oggi l'attuale modello che vede il globo terrestre ruotare attorno ad un sole 1 milione di volte più grande
dentro una galassia di miliardi di stelle, in un universo di miliardi di galassie, sta entrando rapidamente in crisi. Non possiamo sapere ancora se questa crisi sfocerà in una rivoluzione scientifica che sovvertirà il modello, ma i punti di rottura del sistema sembrano affiorare inequivocabilmente. Prima di denunciarli, facciamo una premessa. Tutte le informazioni in campo astronomico oggi sono appannaggio esclusivo del monopolio delle agenzie spaziali. Queste, lungi dal contraddirsi tra loro, denotano una matrice comune, come comune è il logo del vettore che tutte raffigura. Ogni immagine, testimonianza, esperimento, informazione, esplorazione, ipotesi scientifica sulla Terra e ciò che la circonda si partorisce o legittima qui, sotto l'egida del vettore e a carico del contribuente mondiale. Completiamo la premessa con la spiegazione di Robert Simon, il dipendente della NASA che ha creato l'ultimo modello di Terra a nostra disposizione. Prendiamo i dati e facciamo un'immagine intera. Poi togliamo le nuvole, coloriamo il blu dell'oceano e dove è più basso, verde brillante. Poi rimettiamo le nuvole e dove c'è una leggera fenditura tra le orbite, le dipingiamo. È sì Photoshop, ma deve esserlo. Poi simuliamo l'atmosfera e infine mettiamo uno spot brillante per avere il riflesso del sole sul mare. È un mosaico molto realistico. Io non sono un astronauta, non sono mai stato sullo spazio, ma ho cercato di ricavare l'essenza della Terra da queste foto. È sì Photoshop, ma deve esserlo. È sì Photoshop, ma deve esserlo. Quindi l'immagine della Terra che abbiamo a disposizione è ricostruita, truccata, composta, in una parola precisa, falsa. Cosa ci vuole a creare falsi digitali quando si ha a disposizione il meglio della tecnologia? Basta un blue screen o un aereo che viaggia a gravità zero e il gioco è fatto. Ecco cosa di proposito viene mostrato dalla telecamera che riprende la visita alla NASA dell'ex presidente Bush. Un'immagine taroccata di fresco, con uno schermo cromatico. Lo schermo cromatico è uno strumento usato per sostituire al colore dello sfondo un qualsiasi scenario. In CGI, computer grafica, si può accedere all'IS che non c'è. Il trucco consiste nel far galleggiare una bolla d'acqua. Ecco il gioco ed ecco il trucco, ce lo mostrano loro stessi. Oppure si può fare una passeggiata nello spazio. Questa volta prendiamo i cinesi e anche qui le bollicine viaggiano indisturbate. Saranno mica in una piscina per esercitazioni. Si può creare un pupazzo dal nulla quando la sfacciataggine non ha limite. O mostrare la faccia nascosta della luna quando il cattivo gusto è senza vergogna. Tutto rigorosamente truccato, digitalizzato, falso. Ma perché non mostrare immagini autentiche? Evidentemente perché non ne esistono. A tutt'oggi non è possibile avere una foto autentica della Terra. Basta vedere i rapporti di grandezza che ci mostrano per capire che neppure loro hanno un'unica matrice. Questa foto dovrebbe averla scattata uno scienziato sulla Luna, ma basta aumentare la luminosità e si scopre il trucco. Un ritaglio rettangolare, l'immagine è stata aggiunta. Qualsiasi interpretazione vogliate dare al vettore che campeggia nei loghi delle agenzie spaziali, gli scienziati che vi operano si comportano concordemente come guitti di una grottesca farsa massonica. Ognuno con il suo ruolo. La Cristoforetti, che tra uno shampoo e un'abluzione si esibisce nel numero della normalizzazione di scie chimiche. Adam Stelzner, che interpreta il ruolo del capocomico dell'attracco su Marte, dove sembra esserci di tutto. Ossa, traverse in legno, topi, a meno che non siano, come sembra evidente, immagini della Terra tinte di rosso, photoshoppate, false. Non certo pubblicate per disattenzione, ma volutamente utilizzate come stress test per le nostre menti, che davanti a un falso palese perpetrato da un'autorità, saranno sempre più pronte ad accettarlo. Dissonanza cognitiva.
E Obama, che vuole realizzare le tecnologie per oltrepassare le fasce radioattive di Van Allen e mandare per la prima volta l'uomo oltre l'orbita bassa. Ma come, gli Stati Uniti non hanno già realizzato questa missione 50 anni fa, sbarcando sulla Luna con un LEM di latta e domopac tenuto insieme da nastro adesivo? È una versione così sfacciatamente fasulla che o sono pazzi loro a creare tutto questo cine reality, o siamo scemi noi a crederlo. Entrambi. Il monopolio dell'informazione ben coordinato con il mondo della scuola, della scienza, della politica, riesce nel miracolo di insinuare contraddizioni così grandi nella percezione della realtà che quasi nessuno osa guardarle. Dice Eric Koerbler: l'essere umano è un sistema di informazione e di conseguenza può essere guarito attraverso l'informazione. Questo proviamo a fare anche ora, parlando della forma della Terra. Ecco tutto ciò che non torna dell'attuale modello sferico. Proviamo a spiegarlo ad un bambino che chieda: perché non cade a testa in giù chi sta al polo sud? Perché la forza di gravità lo tiene attaccato a terra, risponde la maestra di scuola. E da quel giorno il bambino nulla più vorrà sapere di quel suo antico, intuitivo, originale, sacrosanto dubbio. Se ci provasse in età adulta sarebbe invaso da una tale quantità di formule ed equazioni matematiche da rimanerci secco per sempre. La forza di gravità è una teoria, non una realtà. Questo diceva anche Einstein. Quel che passa per legge di gravità potrebbe essere spiegato con i concetti di densità e galleggiabilità. Un oggetto più denso dell'aria sprofonda verso il basso, uno meno denso tenderà a galleggiare. Sentiamo cosa dice Einstein di Nikola Tesla, uno dei più grandi e nobili geni di tutti i tempi. Cosa si prova ad essere l'uomo più intelligente del mondo? Non lo so, dovreste chiederlo a Nikola Tesla. Sentiamo ora cosa dice Tesla sulla forza di gravità. La relatività di Einstein è un meraviglioso vestimento matematico che affascina ed impressiona, così che la gente accecata non ne vede gli errori di fondo. La teoria è come un mendicante riccamente vestito, che la gente ignorante scambia per un re. I suoi sostenitori sono metafisici piuttosto che scienziati. Scrive il ricercatore Anthony Patch: ciò che è stato etichettato erroneamente come gravità sono in realtà linee magnetiche di forza. E difatti l'universo elettromagnetico intuito da Tesla e occultato con la teoria della gravità è ciò su cui nascostamente lavora il CERN. A noi invece dicono che la forza d'attrazione dovrebbe spingerci verso il nucleo della Terra. Ma chi lo ha visto mai, il nucleo? La massima profondità di perforazione realizzata dall'uomo supera di poco i 12 chilometri, appena la profondità della crosta terrestre. Quindi di cosa parlano? Il nucleo, per quel che possono mostrarci, non esiste. Di certo, in un paradigma sovvertito, quando dovesse scomparire la legge di gravità, gli scienziati si adatterebbero ad altre leggi, magari a quelle della densità o dell'elettromagnetismo, e i bambini potrebbero finalmente veder cadere gli omini del polo sud a testa in giù. Perché la forza di gravità è solo lo strumento teorico per giustificare l'impossibile sfericità della superficie terrestre e nascondere la vera fisionomia dell'universo. Caro bambino, ti hanno detto che la Terra è sferica. Va bene. Ma dove puoi vederlo? Non si sa. Non certo guardando l'orizzonte. Non dal finestrino di un aereo. Né da una sonda amatoriale lanciata ad alta quota. Come vedete, in tutti questi casi la Terra è evidentemente piatta. Sì, certo, può vedersi nelle immagini truccate della NASA, ma queste le abbiamo analizzate in premessa, sono artefatte, trattate in CGI,
o riprese con lenti deformanti fisheye. Ecco il globo della NASA, che ruota con nuvole immobili. Un time-lapse con effetti di luce vari, temporali, aurore boreali, ridicolo. Ed ecco una Terra fisheye, ripresa con lente deformante GoPro, che rimane deformante fino a terra. Tutto artefatto, quindi. Allora dove possiamo vedere la curvatura? Non dalla navicella IS, che non esiste. Abbiamo visto essere un set cinematografico. Si può osservare un aereo che vola, potrebbe essere un drone. Ma le immagini dall'IS sono fiction. È un trucco. Saremmo disposti a credervi solo se durante un collegamento in diretta un astronauta si decidesse a prendere la telecamera e farci vedere che cosa si vede dall'oblò della navicella. Ripetiamo, in diretta, non certo nelle inquadrature trattate in post-produzione, altrimenti rimarremo nel campo della computer grafica. Dovremmo vedere la sfera dai satelliti? Quali satelliti? Quelli descritti dalla penna dello scrittore di fantascienza Arthur Clarke, che li inventò nel 1945. Sì, perché il satellite è un prodotto di editoria e fu realizzato solo 20 anni dopo dalla NASA, ma a tutt'oggi non abbiamo immagini credibili della costruzione di un solo satellite, tantomeno dell'IS. Dati alla mano, oggi dovrebbero essere in orbita circa 20.000 satelliti, ma nessuno ne ha mai riscontrata la presenza, verificata una possibile collisione o caduta, il passaggio in controluce osservando la Luna, mai visti, né da Terra né dallo spazio, escludendo le immagini elaborate con computer grafica. Buongiorno, questa è l'ultima foto del nostro cosiddetto satellite sull'Italia. Dovremmo credere che oggetti simili possano resistere alle temperature della termosfera o della esosfera fino a oltre 2000 gradi centigradi? Ma se l'alluminio fonde a 660? Inaccettabile. È più verosimile che i satelliti siano rimasti il frutto della fantasia di uno scrittore e la menzogna di un potere spregiudicato che spaccia da decenni illusioni, facendo razzia di denaro pubblico. In un modello a paradigma sovvertito, forse vedremmo cadere anche questa selva invisibile di satelliti. Anche perché oggi tutte le telecomunicazioni sono realizzate da milioni di chilometri di collegamenti in fibra ottica e da ponti radio presenti ovunque sul nostro territorio. Verificare l'esistenza di un satellite d'altronde sarebbe facilissimo. Basterebbe che girassero il telescopio Hubble, per esempio, dalla parte della Terra e ci mostrassero in diretta il centro di una città americana. Non lo faranno mai. Non possono. Dovrebbero prima portarlo in orbita, ma dovrebbe prima esistere un'orbita attorno alla Terra sferica. Questa, appunto, è messa in discussione nel modello a terra piatta. Qui la Terra non è la palla che ci hanno raccontato. Vediamo allora cos'è, anzi cosa potrebbe essere, perché stiamo parlando di modelli. Non vorremmo certo abbandonare la sfera terrestre per imbracciare la sfera di cristallo del veggente, ma ci fa obbligo a affiancare alla prudenza del dettaglio il coraggio della visione. Anche perché se cade l'idea del globo, cade pure la gravità del massone Newton e l'evoluzionismo del massone Darwin, che fa sentire l'uomo un nulla alla deriva in uno spazio infinito. Proprio il Darwin indicato nei protocolli dei Savi di Sion come uno dei grimaldelli per indebolire i non ebrei, programmando i loro cervelli alla falsità che tutto è caso e che noi siamo granelli di polvere senza importanza. Torniamo alla Terra. Ogni oggetto che sparisce all'orizzonte finisce sotto la curvatura terrestre. Questo dice la scienza ortodossa per bocca di papà al bambino che si affaccia per la prima volta sul mare. Ma non è vero. Con uno zoom ottico, la figura sparita all'orizzonte viene recuperata alla vista.
Questo semplicemente perché la scomparsa non è effetto della curvatura, ma del fatto che il nostro occhio è limitato dal punto di fuga della prospettiva, oltre il quale un oggetto viene progressivamente cancellato dal nostro orizzonte visivo. Se la curvatura della Terra fosse, come ci dicono, di 8 pollici per miglio moltiplicato per il quadrato della distanza, potremmo calcolare con questa tabella la misura della curvatura per ogni distanza percorsa. Per esempio, una distanza di 190 km dovrebbe portare ad una curvatura di 2,8 km. Ma se così fosse, come potremmo vedere da Ventimiglia il Monte Cinto, in Corsica, alto 2700 metri? Il punto d'osservazione è a livello del mare e la distanza tra questo piazzale di Ventimiglia e la punta del Monte Cinto è esattamente 190 km. Se la Terra fosse curva, noi potremmo vedere solo terre più alte di 2,8 km. Invece riusciamo a traguardare tutta la silhouette della Corsica, dalla cima alla costa, inspiegabile per il modello sferico. E di esperimenti come questi il web è pieno. Com'è possibile questa vista? Prima di accusare i ricercatori di fare distrazione di massa, quindi, va risolto questo problema. Le linee della nostra prospettiva si intersecano infatti nel punto di fuga, formando un triangolo che comprende tutta la vista per noi possibile. Noi non vediamo così, ma così. Oltre il nostro orizzonte visivo, ogni corpo scompare, come fa il Sole. Come fanno questi edifici, che si vedranno tanto più piccoli e sprofondati quanto più si troveranno oltre il nostro orizzonte prospettico, non certo perché la Terra è sferica. Se lo sprofondare degli edifici fosse dovuto alla curvatura terrestre, non dovremmo vederli dritti, ma inclinati, così. Ma così non è. La curvatura infatti non c'è, non è osservabile, non è contemplata nel mondo reale. Lo sanno bene gli ingegneri delle costruzioni, che non la menzionano mai nei calcoli delle grandi opere. Un geometra e ingegnere con esperienza trentennale pubblicò sul Birmingham Weekly: «Tutte le nostre locomotive sono progettate per funzionare su quello che si può considerare un piano. Su qualunque cosa che si avvicini a 8 pollici per miglio e che aumenti al quadrato della distanza, nessuna motrice che sia stata mai costruita potrebbe funzionare». Ancora, l'ingegner Winkler fu citato a proposito della curvatura dalla rivista Heart Review, in cui affermò: «Come ingegnere con una lunga esperienza, mi sono reso conto che questa assurda tolleranza esiste soltanto nei libri scolastici. Nessun ingegnere si sognerebbe di calcolare niente del genere. Ho progettate diverse miglia di ferrovia e molte altre di canali, e questo fattore non è mai stato tenuto in considerazione. Un piccolo canale navigabile, diciamo di 30 miglia, dovrebbe, secondo la curvatura, avere una tolleranza di 600 piedi. Per favore, non dite in giro che gli ingegneri sono tanto stupidi. Niente di simile viene mai calcolato. Non ci preoccupiamo di calcolare 600 piedi di tolleranza più di quanto non pensiamo di far quadrare un cerchio». Vorremmo quindi costringere gli ingegneri a far curvare i canali? E come potrebbero? Vi immaginate un qualsiasi bacino d'acqua curvo? «L'acqua non fa curve», grida il bambino spazientito. «Non si comporta così». Ma così. Quindi, almeno in corrispondenza degli oceani, dovrebbero esistere immense distese d'acqua allo stesso livello. Almeno lì dovrebbe essere piatta la Terra. Eppure ci propinano il modello contrario. L'oceano che curva, semplicemente inverosimile. La fisica naturale dell'acqua è quella di raggiungere e mantenere il proprio livello. Addirittura l'acqua viene usata per mettere in bolla, ovvero a livello, le costruzioni, proprio perché l'acqua, a differenza della scienza, non può mentire. Ci dicono che la curva dei mari sia dovuta alla gravità
e tutta questa forza di gravità che tiene schiacciati gli oceani burrascosi non riesce a trattenere una farfalla dal suo volo leggero? Pura fantasia. Il volo di un aereo dice ancora di più. Verifichiamo insieme. A rigor di logica, l'aereo, per volare a parità di altitudine rispetto ad una superficie curva, dovrebbe direzionare ogni tot miglia il proprio muso verso il basso. Questo nei voli non accade. Perché? Si chiede il famoso bambino che ormai ha preso coraggio. Perché la forza di gravità, sempre lei, tiene l'aereo sulla linea curva parallela al suolo, come se l'aereo fosse una sfera legata alla terra da un filo. Risponde così la scienza ortodossa. Quindi, se per assecondare la curva in basso non è necessaria alcuna compensazione, per non assecondare nessuna curva e procedere linearmente, il pilota dovrebbe ritoccare la rotta dell'aereo verso l'alto? Sarà scientifico per la scienza, ma è illogico. E se bastasse un volo lineare per perdersi nello spazio, a cosa servirebbero i missili? Scienza e tecnologia sono così incongruenti? No, non è così. Come mostra questa scia chimica persistente per chilometri, gli aerei volano linearmente e senza il pericolo di scivolare nell'universo. Prendiamo le rotte aeree. In un caso di cronaca del 2015, un volo Bali-Los Angeles dovette ricorrere ad un atterraggio di emergenza in Alaska. Ma in quale modello sarebbe considerata di emergenza questa traiettoria rispetto a questa? Nel modello sferico le due rotte sembrano simili. Nel modello a terra piatta tutto appare più coerente. È in questa superficie che volano gli aerei. Solo così possiamo capire il perché delle loro rotte. Questa è in realtà questa. Questa è questa. Questa ancora è questa, eccetera. E tutto ciò per un banale principio di economicità. Non esiste compagnia aerea che non preferisca adottare il criterio della rotta più breve ed economica. Questa sciocchezza esiste solo in un modello virtuale, quello che vi danno a bere nei dépliant degli aerei mentre mangiate le noccioline. Le rotte aeree sono tutte calcolate in una mappa simile, perché si realizzano su una terra piatta. Tant'è vero che mai nessun volo ha circumnavigato la terra da nord a sud, l'unica rotta impossibile in una terra che non sia una palla. Un modo definito elegante di spiegare la curvatura terrestre ci è fornito da Eratostene di Cirene, matematico e filosofo vissuto nel III secolo a.C. Beh, ormai il nostro bambino si è fatto ragazzo, è uno sfacciato e ne chiede conto senza troppe riverenze. Come è possibile, si domanda, che a tutt'oggi si debba riesumare Eratostene per provare un fatto così gigantesco come la forma del nostro mondo? Semplice. Perché questi esumatori hanno in mano solo un pugno di cenere. L'esperimento di Eratostene consiste nel misurare il raggio della Terra sferica, che risulta diverso di solo il 5% da quello attualmente ritenuto valido. Egli osserva semplicemente la differenza di ombre proiettate dal Sole a mezzogiorno del solstizio d'estate nelle città di Siene e Alessandria d'Egitto, distanti tra loro 5.000 stadi e credute sullo stesso meridiano. Laddove a Siene il sole non proietta ombre a mezzogiorno, ad Alessandria l'ombra dello gnomone forma un angolo di 7,2 gradi con la verticale, cioè un cinquantesimo di angolo giro. Da qui la deduzione. La circonferenza della Terra deve essere 50 volte la distanza tra le due città, cioè 25.000 stadi, 39.000 chilometri, quasi quanto i 40.000 di circonferenza terrestre accettati oggi. Nel film dello sbarco sulla Luna, le ombre di corpi proiettati dal Sole sulla superficie lunare sono divergenti a una distanza di alcuni metri in piano, quindi senza necessità di presupporre alcuna curvatura apprezzabile.
Ma se il Sole fosse distante circa 150 milioni di chilometri dalla Luna, ombre di oggetti così vicini tra loro dovrebbero essere parallele. Queste si giustificano solo con un'illuminazione artificialmente vicina. Sappiamo che la NASA si è costruita in casa lo sbarco sulla Luna, ma ciò che ora possiamo osservare è come in una superficie piana l'inclinazione delle ombre possa variare a motivo della vicinanza della fonte luminosa. Ciò che Eratostene risolve presupponendo una curvatura della Terra va invece risolto attribuendo al Sole una distanza assai inferiore. Il modello a Terra piatta, infatti, descrive un Sole più vicino alla Terra, come la visione di questi raggi suggerisce. E se questa è falsata, come alcuni affermano, dalla rifrazione atmosferica, beh, significa che anche Eratostene ha fatto i suoi calcoli indotto in errore dal fenomeno della rifrazione. Ma non è così. Wikipedia poi parla di divergenza apparente dei raggi crepuscolari, invocando l'effetto della prospettiva che concentra tutte le linee verso il punto di fuga dell'orizzonte. Ma questa non coinvolge affatto la percezione della loro verticalità. La prospettiva non funziona così, ma così. Però noi vediamo i raggi del Sole in questo modo. Ciò vuol dire che il loro divergere è dovuto alla natura di una fonte omnidirezionale di luce che viene da un Sole più piccolo e vicino di quello che ci raccontano. Così configurato, il Sole crea ombre divergenti, come quelle misurate da Eratostene, su una distanza di 5.000 stadi, ma di una Terra piatta. Ora occupiamoci del movimento della Terra ed esaminiamo la prova madre, il giroscopio, lo strumento fisico che consente di mantenere un asse di rotazione fisso qualunque sia il movimento attorno ad esso. Questo avviene per effetto della legge di conservazione del momento angolare e si realizza attraverso il collegamento esclusivamente meccanico dell'asse di un rotore con una sospensione cardanica. Il giroscopio fu utilizzato per la prima volta da Léon Foucault nel 1852 per dimostrare il movimento della Terra. Le cronache scientifiche riportano il successo della dimostrazione. Vediamo. Acceso il giroscopio, manuale o elettrico, questo manterrà l'asse di rotazione fisso, qualunque siano i movimenti del sistema intorno. Ecco riprodotto il meccanismo qui. Qui, o ancora qui. Esperimenti ne sono stati fatti numerosi. Il sistema tutt'attorno si muove, ma l'asse interno rimane fisso. Quindi il giroscopio può mostrare il movimento della rotazione terrestre. Se la Terra ruota di 360 gradi in 24 ore, lo strumento dovrà evidenziare la sua linea immobile sopra una superficie che si sposti di 360 gradi, dandoci così la prova schiacciante, meccanica, inconfutabile che la Terra gira. Osserviamo. Nulla. Immobile. Sembra proprio che la Terra sia stazionaria. Eppure la superficie dovrebbe essersi mossa in tutte queste ore. Tutti gli esperimenti dopo Foucault sono in realtà falliti. Nonostante i nostri giroscopi siano meno rudimentali di quelli di Foucault. Ebbene, il giroscopio è come l'acqua, non mente. Mentre abbiamo capito quanto la scienza ufficiale possa truccare le carte per non far perdere il banco. Poi ci sarebbe l'effetto Coriolis. I divulgatori scientifici non vedono l'ora di soffermarsi su formule che dimostrino come questa forza apparente può far ruotare gli uragani e gli scarichi del bagno in senso orario se ti fai il bidet nell'emisfero nord e antiorario se te lo fai in Australia. Basta, vi prego.
Per gli scarichi del cesso consultate Wikipedia. Ormai abbiamo capito. Costoro inventano forze immaginarie e le applicano in pieno arbitrio. L'effetto Coriolis lo fanno valere per un proiettile che sparato in aria risentirebbe del movimento terrestre prima di atterrare, ma non per un aereo che se dovesse risentire del movimento della Terra atterrerebbe così. Perché le sciocchezze possono essere messe in circolazione solo finché non impattano nel muro della realtà. Ecco, smentiamole. Uragani e scarichi dell'acqua girano in entrambi i versi ovunque e gli aerei atterrano tranquillamente sulla terraferma. Se la Terra ruotasse con la sua atmosfera costantemente verso est a oltre 1000 miglia orarie, nessun aereo di linea che viaggiasse a 500 miglia orarie potrebbe raggiungere le sue destinazioni ad oriente prima che esse arrivino a lui da dietro. In effetti, se riflettiamo, la rotazione della Terra ci è invisibile. Purtroppo noi non crediamo a quello che vedono i nostri occhi, perché ci hanno insegnato un sistema contraffatto il quale richiede di credere a ciò che non è stato mai confermato dall'osservazione o dagli esperimenti. Ricordate, nessun esperimento ha mai dimostrato che la Terra si muove. Il ragazzo si è fatto irriverente, non sopporta più la truffa dei teoremi per giustificare un mondo che non vede, che non è, neppure in apparenza. Come potremmo illustrargli il paradigma con cui un giorno forse avrà a che fare? Si chiama Terra piatta. È un modello già descritto nell'antichità babilonese, egizia, maya, inca, navajo, norvegese, indù, del buddismo, del Corano, della Bibbia, eccetera. È la Terra così come possiamo vederla fidandoci dei nostri occhi, piatta e stazionaria, con un polo magnetico al nord che punta sempre la stella polare, un equatore lungo la linea mediana e una cintura di ghiacci perenni chiamata Antartide, oltre la quale si pensa possano esserci altre terre o abbia inizio la cosiddetta cupola del firmamento, il nostro universo. Questa è la volta su cui ruotano le luci siderali, in modo concentrico, attorno alla stella polare. Entro questa cupola, il Sole e la Luna, entrambi con un diametro si ipotizza di 50 km circa, descrivono un moto circolare in cui si alternano i giorni e le stagioni. Più calde al nord con il restringersi del moto verso il polo, o al sud, allargandosi il moto verso l'esterno. Se il Sole gira sopra e attorno alla Terra ogni 24 ore, spostandosi regolarmente da tropico a tropico ogni 6 mesi, ne consegue che le regioni centrali e settentrionali ricevono annualmente molto più calore e luce solare delle regioni meridionali lungo la circonferenza. Dal momento che il Sole si sposta più rapidamente sopra la regione meridionale, nelle stesse 24 ore deve passare sopra la regione settentrionale, più piccola, e il suo passaggio sarà in proporzione necessariamente più lento. Questo spiega perfettamente le differenze delle temperature fra Artico, meno 30 gradi di media circa, e Antartico, meno 60 di media, le differenze di stagioni, di durata della luce diurna. La spiegazione delle stagioni così formulata pare assai più convincente di quella del modello sferico. In esso, infatti, le differenze stagionali sono causate dall'inclinazione dell'asse terrestre rispetto ai raggi del Sole, teoria che porta agli esiti paradossali di avere nell'emisfero boreale, il nostro, più freddo proprio mentre la Terra è nel punto più vicino al Sole, e più caldo quando la Terra si trova nel punto da esso più lontano. Come può una piccola differenza di inclinazione influire così tanto laddove una differenza di 5 milioni di chilometri di distanza influisce così poco? Questa incomprensibilità ricorda perfettamente di non averla mai risolta il bambino ormai grande, fino a che Obama non gli ha parlato di terra piatta.
il moto concepito nel modello piatto sana anche le incongruenze ormai insostenibili sulla Luna. La versione comunemente accettata ci racconta che la Luna ruota attorno alla Terra con un'orbita di 28 giorni. Il modello sferico, però, presenta vari ordini di problemi. Primo, ci indica una Luna molto più piccola del Sole, mentre la percezione della realtà mostra due corpi solidi di pari grandezza. Secondo, per giustificare il fatto che vediamo sempre una sola faccia della Luna, il modello è costretto alla forzatura assai improbabile di un moto perfettamente sincronico con la Terra, grazie a periodi di rotazione e rivoluzione lunare identici. Ma se così fosse, non si capisce da cosa mai siano stati provocati i crateri nella faccia visibile della Luna, dato che da sempre è rivolta solo a noi. Terzo, in un moto così concepito sarebbe impossibile vedere la Luna piena di giorno, eppure è ciò che può capitarci di osservare nella realtà. Quarto, alcune eclissi lunari sono incompatibili con la teoria. Ecco spiegata l'eclissi nel modello sferico. La Luna entra nel cono d'ombra della Terra che ne interrompe l'illuminazione da parte del Sole. Guardiamo. All'alba, negli Stati Uniti, l'ombra della Luna dovrà essere verso il basso, necessariamente. Non è così nella realtà. Qui siamo nel New Mexico, durante l'eclissi lunare del 10 dicembre 2011. È l'alba, la luce del giorno aumenta, ma il cono d'ombra della Luna è in alto, mentre invece dovrebbe essere in basso. Stesso fenomeno osservato con incredulità nell'Illinois alle 6:30 del mattino. I find very interesting is I was expecting the shadow to come upward across the moon as it would go down and it would pass into shadow, and actually it's going the other way around. Anche in questo caso dobbiamo scegliere. O diamo retta alla scienza e facciamo finta che la realtà non esista, o osserviamo la realtà e diamo un calcio definitivo al modello sferico. Nel paradigma a terra piatta, la Luna, che sia una sfera, un disco o chissà cos'altro, ha un'orbita poco più lenta di quella del Sole, 25 ore. Questo è il modello che a noi è sembrato più plausibile. Il moto indicato spiega anche le eclissi solari, fenomeni che gli antichi sapevano calcolare perfettamente sulla base di questa pianta a terra piatta. Ed ora passiamo al moto del Sole, questo. Come l'alba è un lento avvicinarsi del Sole da est, il tramonto non è altro che il suo scomparire dall'orizzonte visivo dei nostri occhi. Nessuna curva lo colloca sotto l'orizzonte. Il Sole semplicemente scompare dal punto di fuga della nostra prospettiva. Ancora una volta, quindi, l'osservazione della realtà ci dà la percezione esatta delle cose. Sembra infatti evidente che sia il Sole ad avvicinarsi o allontanarsi da noi, ruotando su un piano piatto che è il centro dell'universo a noi visibile. Una delle chiavi di volta che avvii la crisi del paradigma sferico è infatti mettere in luce le contraddizioni d'insieme del modello universo dominante. Se fosse la Terra a ruotare, si troverebbe a stagioni contrarie nelle due posizioni opposte al Sole, A e B. Quindi, passando da un punto all'altro, noi dovremmo osservare l'inversione dei giorni con le notti. La mezzanotte di giugno dovrebbe diventare pieno giorno in dicembre. Non avviene perché, ci dicono, ogni 24 ore la Terra compirebbe un grado in più di rotazione. Non 360, ma 361 gradi. Questa compensazione manterrebbe immutati i giorni e le notti nelle due posizioni della Terra indicate. Quindi l'inclinazione del globo rimarrebbe invariata, 23 gradi e mezzo in giugno come in dicembre.
considerando che il polo nord punta sempre la stella polare, come può avvenire questo in entrambi i momenti A e B, che distano tra loro 186 milioni di miglia e con un'inclinazione dell'asse invariata? Infatti, la realtà non si concilia con la teoria, come invece in un modello stazionario, che descrive un piano piatto sopra il quale ruota il firmamento di stelle, sempre intorno alla stella polare. Cosa sono costretti a inventarsi invece i ferramenta dell'ortodossia sfericistica? La stella polare è lontana 2,55 quadrilioni di miglia, così che non si può calcolare la parallasse stellare fra la Terra in giugno e in dicembre. Quindi noi vediamo una stella così immensamente lontana a occhio nudo? Certo, ribadiscono loro, perché è grande 46 volte più del Sole. Ecco come usano misure e numeri piegandoli a risolvere ogni teorema fallimentare che inventano. Questa è la lezione che il nostro bambino ormai vecchio può ancora apprendere dalle parole di Nikola Tesla. Gli scienziati di oggi hanno sostituito la sperimentazione con la matematica. Vagano da un'equazione all'altra e alla fine costruiscono una struttura che non ha alcuna connessione con la realtà. Ed ecco cosa vediamo con il telescopio. Questo solo possiamo osservare. Qui, per esempio, Venere, Sirio, Arturo, Vega, Betelgeuse. Gli astri sono visibili così e probabilmente rispondono a leggi di densità diverse rispetto a quelle che regnano nel piano tridimensionale della Terra. Insomma, viviamo in un sistema in cui noi siamo al centro mentre le stelle ruotano intorno, o siamo noi la periferia che si muove in un sistema solare insignificante nell'infinità dell'universo? Secondo il modello sferico, dobbiamo accontentarci di essere una pietruzza che vaga con un moto di 1040 miglia all'ora su se stessa, a 66.000 miglia orarie intorno al Sole, mentre il sistema solare si sposta nella Via Lattea a 490.000 miglia e l'intera galassia sfreccia nell'universo a oltre 1 milione di miglia. Tutto questo senza che noi percepiamo alcunché. Percepiamo le correnti d'aria, d'acqua, la densità dei corpi, l'elettromagnetismo che causa terremoti, ma la velocità vorticosa del nostro pianeta no. Non ha alcun effetto apprezzabile sui nostri sensi. È possibile. O è solo quel che ci raccontano? Il modello proposto di una Terra in cammino non combacia con ciò che vediamo in cielo. Qui la stella polare è sempre al centro della rotazione di tutte le altre stelle e durante migliaia di anni le costellazioni sono rimaste fisse, nello stesso punto, senza cambiare in alcun modo la posizione della loro traiettoria. Se la Terra fosse una palla orbitante attorno al Sole che ruotasse in una galassia sparata dal Big Bang, come afferma la NASA, sarebbe impossibile che le costellazioni rimanessero immobili. Basandoci sul loro modello, dovremmo in effetti avere un cielo notturno completamente diverso ogni singola notte e le stelle visibili non sarebbero mai le stesse per due volte di seguito. Solo se fosse così, potremmo arrenderci alle loro ragioni. Ma la scienza ortodossa ha a disposizione il paradigma dominante, che si è creata in 2 millenni e lo sfrutterà fino all'impossibile, fino all'irreversibile, esibendo leggi fatte di equazioni che avranno l'unico scopo di rendere inaccessibile l'osservazione dell'universo e la critica al modello imposto. È per questo che dopo le esplorazioni dell'ammiraglio Byrd, che con i suoi viaggi rivelò luoghi sconosciuti oltre la catena dei ghiacci antartici, un trattato internazionale ha chiuso a questi luoghi l'accesso per chiunque. Non sembri strano se la famiglia Rockefeller finanziò e promosse sia le spedizioni, tanto da vedersi dedicato il nome di una montagna antartica, sia il trattato di non sfruttamento contro i suoi stessi interessi petroliferi. Chissà in omaggio a quale interesse più vasto.
Il Trattato Antartico è stato firmato a Washington nel 1959, 2 anni dopo l'ultimo sorvolo e la morte dell'ammiraglio. Oggi sottoscritto da 48 nazioni, il trattato vieta l'attività militare nel continente ghiacciato, ma personale e attrezzature militari possono essere usate per la ricerca scientifica o qualsiasi altro scopo pacifico. Insomma, grazie a questo, una sorveglianza militare costante avvolge la cinta antartica nella segretezza che il supergoverno mondiale ha imposto all'umanità, anche a mezzo di violenza, nel caso piloti civili e capitani di navi volessero inoltrarvisi. Prima di chiamare disinformatori chi vuol conoscere, battetevi dunque per accedere alle risposte che vi nascondono i mistificatori della luna fatta in casa. Se il paradigma dominante fosse ora quello a terra piatta, pensate quanto facilmente cadreste voi nel ridicolo a voler convincere che la Terra sia una palla che ruota, trascinando con sé nuvole e oceani senza che nessuno se ne accorga. Novelli inquisitori, siate saggi e percorrete la strada della conoscenza, non quella del rogo. L'esplorazione dell'Antartide, stando al modello terra piatta, potrebbe rivelare le propaggini della verità, i confini della Terra, il limite ove questa incontra il firmamento o l'esistenza di nuove terre, descritte per esempio da un'antica mappa buddista. Se così fosse, si potrebbe ipotizzare la presenza di terre vicino alla nostra, in un piano piatto separato da ghiacci o in piani sottostanti. Questo potrebbe essere il pavimento dell'universo. Oggi sarebbe possibile un viaggio di conoscenza laddove nessuno è mai arrivato, ma quel che la tecnologia consente, il potere vieta. Più chiaro di così. La cinta di ghiacci sotto il 60° parallelo è stata resa inaccessibile. Le élite al potere ne fanno una zona internazionalmente off-limits, aperta solo a visite guidate, limitate e costosissime, con solo 3 punti di accesso, totalmente controllati. D'altro canto, lo sappiamo, le guardie si piazzano al confine. Questo ci autorizzano a pensare che la sfera a cui ci impongono di credere sia la forma più adatta a nascondere il margine delle terre note e imprigionare così ogni mente indagatrice. L'Antartide è quello che il mito ci ha insegnato a vedere nelle colonne d'Ercole, il limite invalicabile, il vallo della coscienza, la porta d'accesso alla verità, ad una nuova, antica verità che stanno ritardando, stanno frenando, vorrebbero impedire. E se qualcuno prova a definirla, costoro provvedono a inquinarla di nuovo, saturando le masse di menzogne. Se Obama avesse a cuore la coscienza dell'umanità, il suo bene, la crescita del sapere e del comune sentire, o se anche solo ritenesse la terra piatta una scemenza da sfatare, consentirebbe una missione antartica autofinanziata per un comitato di liberi pensatori di ogni pensiero. Quel che fanno invece è creare la divisione, democratici contro repubblicani, complottisti contro negazionisti, terrapiattisti contro eliocentrici, noi contro loro, questo è tutto ciò che serve per poterci dominare. Hanno necessità di lasciarci in ombra, di farci credere un puntino insignificante nell'universo. A ciò serve il sistema eliocentrico. I dominanti, muovendo le leve del potere vero, preparano l'illusione che un giorno sbarcheremo su Marte o che magari qualcuno sbarcherà da noi. Ecco cosa ci inducono. Possiamo distruggere tranquillamente la Terra perché un giorno non ci servirà più. Chi conosce la verità? Gli stessi che impediscono ad altri di realizzarla? Forse. Da sempre i gesuiti adorano il sole e lo hanno vestito da Cristo. Ne hanno fatto il fulcro di un potere gestito con la leva finanziaria del sionismo mondiale e attraverso le logge massoniche determinano ciò che si deve celare e ciò che solo la simbologia può rivelare. Nella millenaria menzogna di cui l'uomo è vittima, ci stanno nascondendo la cosa fondamentale. Il perché siamo nati. Ecco perché ci occupiamo di terra piatta. Decodificare il modello terra risponde a questa primaria domanda di ogni uomo. In un'estrema sintesi, se la terra è piatta, vuol dire che ci hanno deliberatamente ingannati. Si sono presi il senso della nostra vita
camuffandolo con le immaginette sacre e profane che ci danno all'uscita delle chiese o dei megastore. Rimuovendo la Terra dal centro immoto dell'universo, questi massoni ci hanno portati fisicamente e metafisicamente da un luogo di suprema importanza ad uno di completa indifferenza nichilistica. Le loro corporation ci vendono idoli da adorare, prendendo lentamente possesso del mondo mentre noi tacitamente crediamo alla loro scienza, votiamo i loro politici, compriamo i loro prodotti, ascoltiamo la loro musica, guardiamo i loro film, sacrificando la nostra anima sull'altare del materialismo. Non parlerò di creatori a cui credere. Prima che credere ad altro, occorre da subito fidarsi di sé. Ritirare le deleghe in bianco, togliere credito ai razziatori di fiducia. Hanno allontanato l'uomo dal suo centro per poter essere assisi loro nel trono principale, imponendo l'immutabilità per la legge del più forte. Come tutti gli inganni, è vano chiedersi chi sia complice. Astronauti, piloti d'aereo, politici, scienziati, certo. Il paradigma vincente è indiscutibile se si vuol mantenere il proprio posto di lavoro o la propria reputazione sociale. La strada percorribile è quella della coscienza e ricerca personale, che pian piano diventi coscienza e ricerca collettiva. Saremo sottoposti alla satirazione dai gruppi di credo del sistema, ma chi ha coscienza ha anche spalle larghe per sostenerne il peso. Intanto noi abbiamo sentore che il varco celeste sia impenetrabile. Se devono inventarsi tutto questo cinema è perché non possono accedervi. Tant'è vero che Stati Uniti e Unione Sovietica hanno tentato di violarlo con successive operazioni. Esplosioni atomiche in atmosfera realizzate, guarda caso, dopo le ultime scoperte in Antartico. Stranamente ancora oggi esiste una zona grande come gli Stati Uniti che non è mai stata visitata da esseri umani, che si trova oltre il Polo Sud, oltre mezza America. È sorprendente, deve trattarsi di un'area così grande che non è mai stata esplorata. L'elite avrebbe quindi scoperto il firmamento e starebbe cercando il modo di oltrepassarlo? Ma può l'uomo voler distruggere la casa che lo ospita? Possiamo lasciarglielo fare così impunemente? E la scienza, serva di questi intenti, vorrebbe farci credere che sta proteggendo l'Antartide, non occultandolo per scopi di dominio? Voi potete essere persuasi così facilmente? Cos'altro potrebbero essere queste incursioni distruttive se non i tentativi di squarciare la cupola e oltrepassare il limite che è imposto alla vita sulla Terra? Sembra strano parlare di cupola anche a me, ma se lo fa Hillary Clinton, perché non possiamo farlo noi? Perché mai non dovremmo dar voce alla saggezza degli antichi che la ritraevano o all'impressione nitida che suscitano queste foto scattate nell'ultima missione antartica? Cos'è questa barriera impossibile da superare? Un materiale super traslucente, campi di forza, le cosiddette fasce di Van Allen, dicono loro. Qualcosa di sicuro che neanche un razzo riesce a oltrepassare. La NASA lo sa. I suoi razzi, infatti, prendono prudentemente una traiettoria a parabola discendente, come facevano gli shuttle.
A proposito, vi ricordate l'incidente dello Space Shuttle Challenger del 1986? Beh, sembra che 6 delle 7 vittime partecipanti, si fa per dire, alla missione, risultino ancora in vita. Non sembra anche a voi? Che sia stata l'ennesima farsa made in USA? Forse non lo sapremo mai. Questo documentario non finirà con la rivelazione di una verità a portata di mano. La verità che oggi nascondono ci è comune, anche pensandola diversamente. Forse è la nostra grandezza, l'importanza di ciò che così cautamente la natura divina madre ha custodito dentro un firmamento così ineffabile, che sembra esistere come unica grande coscienza, un'intelligenza che il codice divino di Fibonacci sembra descrivere. Sia che il modello più adatto a ritrarlo sia sferico o piatto, ciò che esiste riguarda ognuno di noi. Riguarda il bambino che nella culla sapeva già tutto, poi di stupore in stupore ha dimenticato, assopito dal peso dell'esperienza. Per cui oggi vorrebbero fargli credere che la Luna è stata conquistata, che il nucleo della Terra ci attrae, che luci così piccole sono soli giganteschi a distanze impronunciabili, ma gli stessi ci dicono che chi non ha lauree non può controbattere, deve accettare l'arsenale atomico che minaccia il futuro della vita, l'eliminazione di intere specie terrestri a ritmi da seconda grande estinzione, accettare che il petrolio venga definito fossile così da vendercelo per raro ma indispensabile, che il veleno chimico irrorato dagli aerei passi per vapore, così da ucciderci senza nemmeno un colpevole, accettare che l'elite domini la realtà e induca in tutti noi la percezione del reale che ad essa fa comodo, per convincerci che guerra è bene, competizione è bene, dominio è bene, depauperazione è bene, crisi è bene, perfino tassare è bene o male necessario che vogliate chiamarlo. Questo è ciò che ci stanno facendo accettare. Il modello si può sovvertire e la Terra, così come la vediamo, è unica, sola, inequivocabilmente la misura del nostro esistere.